sempre lavorato dentro ristoranti, insomma, stavo sempre in mezzo alla gastronomia, ho fatto il pasticcere, tra virgolette, in tanti posti a Roma quando andavo a scuola, quindi era un continuo lavorare. Il mio sogno, logicamente, era avere il ristorante. Ok, mi innamoro del pane. Qui avevo 14 anni, vado a lavorare per farmi il motorino, mi compro il motorino. Cosa succedeva? Mio padre la notte si alzava, non mi trovava a letto, cioè mi dovevo andare a prendere dentro i panifici. Ma proprio partivo la notte, scappavo e andavo dentro i panifici. Cioè la gente andava in discoteca, tu panifici? Assolutamente sì, cioè per me era che una top. roba assurda, cioè il pane era qualcosa che fuori di testa, infatti. Quindi ho continuato questo amore proprio spropositato fino a quando non ho cominciato a fare l'alberghiero, poi il cuoco, poi tante cose. E a un certo punto decido di prendere una pizzeria a taglio, fallita, 24 metri quadri, fallita. In che in zona? In periferia, qui siamo a Via Cipro, proprio una cosa, dicono Musei Vaticani, ma c'entrano poco perché sta proprio dietro, è un quartieretto carino. Però ecco, prendiamo questa pizzeria con 500.000 lire, insomma, tiro sulle serrande e comincio a fare questo stile nuovo di pizza, quindi lavorando con i contadini, andando a cercare il grano e non più la farina, cioè cercando in qualche modo di andare controcorrente, usando dei principi etici subito. E questo, insomma, comporta sacrificio. Cioè all'inizio la gente entrava, vedeva la pizza, neanche la riconosceva come pizza, cioè stava lì, guardava, signora che vuole? Niente, prendeva e se ne andava, capito? Quindi mi toccava svegliarmi alle 4 di mattina e fare le precotte per l'altra pizzeria per vivere. Quindi io attaccavo alle 4 di mattina, staccavo a mezzanotte, stavo sempre là dentro per questo sogno. Per 2 anni facevo 70 euro al giorno, una cosa brutta brutta, però comunque ci credevamo, io e mia moglie, no? Stavamo là dalla mattina alla sera, facevamo tutto là dentro. Pensate pure, insomma, i nostri momenti intimi venivano consumati dentro la pizzeria, magari anche nell'orario di apertura mettiamo un bel cartello fuori con scritto vengo subito. Quindi era qualcosa, era l'ingrediente veramente segreto, era l'amore. L'amore, assolutamente sì. Quindi ecco, ci siamo sacrificati. E poi a un certo punto arriva il successo grazie alla comunicazione, questo lo dobbiamo dire.